arte, creatività e tanto colore. Si è svolto questa mattina il Kids Artistic Day, una giornata all'insegna dell'arte e dei capolavori realizzati dai piccoli del primo circolo didattico Oberdan del plesso Don Tonino Bello. Una grande mostra con i lavori realizzati dai bambini durante l'intero anno scolastico. Un percorso iniziato lo scorso febbraio, quando una parete della scuola è stata imbrattata con tempere e colori. Un atto vandalico che ha spinto le insegnanti a focalizzare l'attenzione dei piccoli sulla bellezza dell'arte e della creatività. Un percorso che ha portato dunque i bambini alla conoscenza di artisti come Kandinsky, Frida Kahlo, Van Gogh, con le loro opere e tecniche espressive che i piccoli hanno provato a riprodurre. I bambini sono stati veramente fantastici, incuriositi da tutti questi colori, ma dalle tante tecniche espressive, pittoriche e manipolative. Quindi hanno utilizzato tutti i tipi di materiali, dal riciclo ai pastelli, alle schiume, materiali plastici, e questo li ha fatti essere sempre più curiosi nei confronti dell'arte, e attraverso l'arte loro hanno appreso le forme, i colori e hanno imparato anche cosa vuol dire il gusto estetico, il gusto e la bellezza estetica attraverso gli autori che abbiamo conosciuto quest'anno. A Kandinsky e tanti altri, a Frida Kahlo, che abbiamo anche come opera vivente. Attività che hanno permesso ai bambini di sviluppare la curiosità per far sì che possano esplorare e conoscere nuovi mondi, non solo attraverso la lettura, ma anche con l'arte. È fondamentale sviluppare nei bambini innanzitutto la curiosità e far sì che possano esplorare da soli e conoscere nuovi mondi, non solo attraverso la lettura ma anche attraverso le opere. E abbiamo visto i bambini veramente motivati, incuriositi, sono stati loro a spiegare ai loro genitori quali fossero gli artisti che avevano conosciuto man mano. Questa mattina i lavori sono stati presentati alle famiglie e alla dirigente scolastica, che si è detta soddisfatta per quanto seminato. Abbiamo fatto conoscere ai bambini alcuni artisti e alcune tecniche anche di espressione pittorica, e in modo tale che i bambini sono rimasti incuriositi. Abbiamo spiegato attraverso questo percorso che i colori sono fondamentali, e abbiamo voluto che i bambini esprimessero la loro creatività in maniera libera, prima di tutto magari co prima copiando quello che hanno realizzato gli artisti, e poi esprimendosi liberamente, facendo sì che potessero diventare anche loro dei piccoli artisti.